Furio Baldassi, dove ci porta il viaggio di Delitti a 33 giri? Vi porta in una Trieste meno conosciuta del solito, meno iconografica, misteriosa, con una serie di spunti interessanti, perché questo libro è allo stesso tempo un giallo, ma non solo un giallo. Può essere interpretato anche come una guida, vi fa conoscere aspetti della città che chi non è triestino sicuramente non conosce. Sarà un viaggio anche nella musica dagli anni 60 in poi? È un viaggio anche nella musica dagli anni 70 in poi, perché ci sono tanti collezionisti, tanti appassionati che indubbiamente si riconosceranno in certi passaggi del libro. Qual è il viaggio della sua vita? Il viaggio della mia vita devo ancora farlo. Buon viaggio allora.